Ed ora la pagina sportiva, spazio anche in questa occasione alle ultime novità che arrivano dai campi, dalla principale e da tutti gli altri, dal Challenger di Roseto con il nostro Enrico Giancarli in diretta che ci dice come sta andando questo torneo, ormai è entrato nel vivo. Enrico, buon pomeriggio. Ciao Carmine, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Io come sempre sono in compagnia del direttore del torneo Luca Del Federico. Buongiorno direttore. Buongiorno agli amici di Rete 8. Facciamo subito il punto della situazione, secondo turno del tabellone principale. Ma una bella vittoria sofferta molto nel primo set dello spagnolo Carlos Taberner e una grande sorpresa Ghimeno Valero che stava uscendo dalle quali contro l'italiano Marco Miceli che si aggiudica 2-7-0 contro Sardulesic e quindi questa sorpresa nel tabellone principale. Adesso stanno giocando Arnaboldi in campo qui sul campo numero 1 ed è il match in corso. Poi ci sono stati i doppi con la sconfitta del duo Giannessi-Dominguez. A proposito di Giannessi, c'è molta attesa per il match con Lucrosoli. Beh, sì, stiamo parlando tranquillamente di un match da 500 ATP. Chiaramente sono giocatori, Rosol è stato 25. Sono giocatori importantissimi, è una gioia averli qui a Roseto e quindi c'è grande attesa per questo match. A proposito, quando è che Rosol aveva battuto Nadal a Wimbledon? Mi prendi impreparato. Comunque, qualche anno fa quella vittoria, io vidi in diretta la partita, fantastica, ed è stata veramente una grande performance di Lucas. Prima di chiudere, di restituire la linea al nostro direttore Carmine Perantonio in studio, ricordiamo a tutti che la finale si terrà qui su Questinardi domenica ore 14 con diretta su Rete 8 Sport. Sì, avremo la finale domenica alle 14, Rete 8 sarà in diretta con te. E quindi riproponiamo questo format vincente della finale del Challenger in Abruzzo con la diretta di Rete 1. Chi vincerà, un pronostico secco il torneo? Il direttore non lo può dire perché Giusto, sarebbe sconveniente nei confronti degli altri giusto. giocatori. Giusto, giusto. Io ho fatto una scommessa. Ce la dirà dopo la finale. Bravissimo. Grazie al direttore del torneo Luca Del Federico. Carmine, se non ci sono domande, ti restituisco la linea qui dai Grazie. campi di Roseto. A te. Grazie Enrico, ci aggiorniamo con le prossime edizioni con tutti gli altri risultati e aggiornamenti da Roseto.